È stato un risveglio particolarmente rumoroso per gli abitanti che hanno appunto la residenza qui in Viale Turati questa mattina, ma in realtà anche qualche giorno fa, proprio perché sono cominciati i lavori di potatura dei tigli appunto che abbracciano la strada. Ormai appunto da qualche giorno che questi lavori si stanno portando avanti, la ditta incaricata appunto ha ricevuto l'incarico dal comune di Lecco e come potete vedere ci sono gli operai intenti a potare per l'appunto questi tigli che hanno sollevato una serie di polemiche anche nei mesi scorsi, sia per la questione appunto dell'ombratura, insomma, del viale che insomma, caratterizzava questo tratto di strada, e anche per la questione delle foglie che naturalmente in autunno cadono e che comunque rendevano particolarmente rischioso il manto marciapiede, insomma, specialmente per le persone anziane che appunto si trovano a percorrerlo e hanno potuto rischiare di cadere. Ecco, ad oggi naturalmente le foglie non ci sono, siamo insomma in inverno, quindi la situazione è ottimale per la potatura, come ci hanno detto anche i giardinieri al lavoro, che al momento stanno mantenendo la strada in appunto traffico alternato, bloccando appunto parte di una corsia e facendo appunto confluire il traffico a momenti alterni. Ecco, non pare si siano registrati particolari disagi, complice anche la zona arancione rafforzata che comunque porta un numero di persone inferiore ad uscire di casa, però ecco, la situazione è un po' questa qui. La ditta, appunto, l'abbiamo detto in apertura, sta lavorando ormai da qualche giorno, quindi tutto il lato sinistro, insomma, del viale alla nostra sinistra attuale è stato potato, manca la parte a destra e quindi ci hanno detto, insomma, dagli operai che sì, appunto pensano di concludere i lavori indicativamente per mercoledì. E in genere, ecco, la tempistica, qui possiamo vedere appunto un cartello che di divieto di sosta appunto nelle zone che di solito sono adibite a parcheggi, che appunto in questi giorni non possono essere utilizzate in tal senso, vista appunto la necessità di potare. Ecco, quindi dalle 7:30 alle 17:30 queste sono le tempistiche dei lavori giornalieri. La ditta appunto è la Riva Giardini che appunto ci ha detto di impegnarsi a completare la potatura per mercoledì, quindi insomma ancora un paio di giorni e i disagi piccoli o grandi dei residenti di Viale Turati dovrebbero terminare. Da Viale Turati è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.